Grazie a Valdolfini, grazie a Francesco Piglio che è appena arrivato, siccome è stato citato prima il sindaco di Cagliari, purtroppo ha avuto un imprevisto, un problema di salute e avrebbe partecipato con voi. Voglio dire che l'ho trovato sia a Bologna che a Roma, a riunioni sulle città metropolitane sempre attivissimo. Sempre sì, sì, infatti il tema è in agenda, ci ha anche augurato un buon lavoro, ha dovuto annullare una giunta ieri per problemi di salute. Adesso do la parola a Cristiano Enrico, non lo vedo più, presidente dell'ANCI. Intanto saluto Valdo, gli amministratori, i sindaci presenti. Voglio dire questo per iniziare, che la giunta di centrodestra su questo come su altri punti ha latitato parecchio. La regione a statuto speciale, la regione Sardegna a statuto speciale con competenza primaria in materia di enti locali non ha fatto altro in questi anni che usare i propri poteri per rinviare gli obblighi che a livello nazionale sono stati posti sulla gestione associata delle funzioni e su mille altre circostanze, pervenendo ad una situazione di fatto di grandi difficoltà. Partiamo da zero, si può dire, sul piano del coordinamento istituzionale, del rapporto tra enti locali e del rapporto tra enti locali e Regione Sardegna. Io credo che ci siano tutte le condizioni perché anche in Sardegna l'area metropolitana di Cagliari possa e debba essere istituita, per ragioni di carattere demografico che sono state citate con riferimento ad altre città italiane. Anche qua ci sono stati dei fortissimi spostamenti demografici, abbiamo una città di Cagliari che ha perso abitanti, una cintura cagliaritana che ne ha acquistato di moltissimi, il resto della Sardegna, soprattutto i paesi piccoli, che è in fortissime condizioni di spopolamento. Abbiamo delle opportunità di crescita, di sviluppo legate a nuove condizioni di coordinamento istituzionale che possono portare un miglioramento deciso nell'organizzazione dei servizi. E io aggiungo un'opportunità che è quella di pensare alla città di Cagliari come una città importante nei rapporti con il Mediterraneo. Vedete, io credo che sia verissimo quello che ha detto Valdolfini, e cioè che l'importanza di una città metropolitana evidente in tutti i paesi avanzati del mondo, dove le città metropolitane fungono da traino per le economie dei territori. Abbiamo esempi in Europa e nel mondo che lo dimostrano con chiara evidenza, ma io credo che l'importanza in Sardegna di un'organizzazione istituzionale forte e rappresentativa possa avere un ruolo e un'importanza in più, che è quella di un interlocutore all'interno del bacino del Mediterraneo che può fungere da trade union rispetto ad un mondo fortemente trascurato. La Sardegna è il luogo nel quale il ministro D'Alema di allora e il presidente della regione solo decisero di localizzare l'autorità di gestione del programma INPI, che era il programma di cooperazione euro-mediterranea, che ha portato in Sardegna l'attivazione di moltissimi progetti, molti di più che nel resto d'Italia. Voglio citare questo aspetto perché quando le città metropolitane saranno istituite, io mi auguro che vengano istituite non perché lo dice la Costituzione, sono iscritte nella Costituzione, è vero, lo sono iscritte da più di 10 anni, ma perché occorre avere quella capacità che
Umberto Cardia aveva a suo tempo in modo molto evidente espresso, bisogna avere la capacità di costruire un contesto istituzionale, non perché c'è una legge nazionale che lo consente, ma perché questo contesto deve essere costruito per raggiungere degli obiettivi e dei risultati applicando il principio di autonomia e di capacità politiche di innovazione istituzionale che noi dobbiamo avere. Io sono stato di recente nella città di Barcellona e ho avuto modo di visitare una serie di istituzioni locali, il consorzio della zona franca ed altri, e effettivamente l'esistenza di un organismo metropolitano nel quale il coordinamento delle politiche e dei servizi di trasporto, le opportunità insediative per le nuove imprese, le politiche legate in quel caso lì, ma credo anche in Sardegna, alla gestione del porto, Cagliari è una città di mare anche se molte volte ce ne dimentichiamo. Bene, l'esempio di Barcellona, ma non è l'unico, può consentire di immaginare, partendo da esperienze di successo, perché lo cita spesso, insomma, quello che non siamo stati capaci di fare, che il centrodestra non è stato capace di fare, è quello di fare un'azione banale di benchmark che consiste nell'andare a individuare i casi di successo e capire in che termini tradurli qui da noi in Sardegna. Insomma, ci sono tutte le condizioni perché la città metropolitana si faccia. Ci sono delle obiezioni, ne parlavamo prima anche con alcuni amici, e cioè quella di immaginare che la città metropolitana a Cagliari comporta un depauperamento, un depotenziamento, un rischio di marginalizzazione di altre aree. Bene, a queste obiezioni io credo che si possa e si debba rispondere in un modo molto semplice, insomma. Io conoscevo un signore zoppo che pretendeva che anche gli altri si tagliassero una gamba per andare in pari, a rallentare il passo. Il fatto che il resto della Sardegna, fuori dall'area metropolitana, si troverà in una condizione di difficoltà deve portare la regione e gli amministratori alla ricerca di nuove condizioni perché questo svantaggio si riduca. Non fare la città metropolitana perché questo comporta rischi di separazione ulteriore, di aumento, diciamo, di sperequazione istituzionale tra livelli, non è un argomento sufficiente per poterne impedire la realizzazione. Ecco il motivo per cui quando anche in Sardegna si è pensato, Marco Meloni, vi ricordo, qualche altro consiglio regionale aveva pensato di fare una legge regionale per l'istituzione della città metropolitana di Cagliari, qualcuno storceva il naso, perché ha poco senso istituire la città metropolitana al di fuori di un contesto di sistemazione istituzionale che deve riguardare tutta la Sardegna. Gli amici sassaresi lo dicono sempre, loro pensano all'istituzione di una seconda città metropolitana a Sassari, che io personalmente penso che abbia, insomma, poco senso, ma al di là di questo il dibattito è aperto. Però voglio sottolineare la necessità e l'importanza dal mio punto di vista di una riorganizzazione istituzionale che deve vedere l'istituzione della città metropolitana all'interno di un contesto nel quale la gestione associata delle funzioni, la riorganizzazione dei servizi in generale, dai servizi di tipo educativo all'istruzione, ai servizi sanitari, ai servizi sociali, al coordinamento dei servizi, al futuro delle province, o di quelle che erano in passato delle province, devono essere tutti passaggi che vanno svolti in modo coordinato e in modo sinottico, di pari passo. Questo
ritengo sia un passo importante da fare. Sono sicuro che Francesco e chi lo accompagnerà in questa sfida ha molto chiaro il passaggio importante politico da compiere. Grazie.